Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Romania in Italia, Georg Bologan, il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, autorità presenti, comunità rumena in Italia. È per me un grande piacere poter ospitare nell'esedra del Marco Aurelio, che è nel cuore della città di Roma, i numerosi e autorevoli rappresentanti della comunità rumena a Roma e in Italia. Il Campidoglio è la casa di tutti i romani ed è anche casa vostra. È un piacere pertanto rivolgere a tutti voi il mio saluto e quello della città di Roma, a cui con la vostra presenza e il vostro lavoro avete donato negli anni un grande valore aggiunto. Secondo gli ultimi dati Istat risalenti al 1° gennaio di quest'anno, la comunità rumena di Roma è quasi raddoppiata negli ultimi 5 anni. È raddoppiata non solo per motivi legati alla ricerca di un lavoro per ricongiungersi alla rete di amici o familiari, è raddoppiata anche per motivi di studio, una scelta che rende ancora più viva e vitale la già dinamica comunità rumena. Ed è verso la comunità rumena che risiede a Roma abbiamo oggi il piacere di riconfermare la nostra attenzione, rafforzando l'ottimo livello dei rapporti che Roma ha con la Romania e l'alta considerazione che l'amministrazione capitolina riserva alle tematiche che riguardano i cittadini della comunità rumena che vivono a Roma. Mi preme sottolineare come la nostra città sia sempre stata e vuole continuare ad esserlo la capitale del confronto, sempre aperta a tutti. Siamo fermamente convinti che la presenza a Roma di grandi comunità straniere, e quella rumena ne è certamente un esempio, possa essere da stimolo per costruire un futuro migliore per la nostra città. Ecco perché desidero che il dialogo tra la comunità di Roma e la comunità rumena sia sempre un esercizio continuo e vitale, sia per affermare i valori e i sentimenti in cui crediamo e che condividiamo, sia per progettare iniziative che accrescano la capacità di entrambe. A Roma tutto questo è un impegno costante, giorno dopo giorno, nelle attività che promuoviamo in tutto il territorio. Siamo infatti convinti che sia questo il percorso di reale e concreta coesione umana e culturale. Lo facciamo con tenacia e vogliamo continuare a farlo insieme a voi per mantenere sempre in vita, e farlo concretamente, la collaborazione nei settori culturali ed economici in considerazione dei tradizionali legami di amicizia tra Roma e Bucarest, tra Italia e Romania. Ed è nel segno dell'amicizia e nel ricordo della storia che unisce i nostri paesi che domenica scorsa la colonna di Traiano si è illuminata con i colori della bandiera rumena. Quella colonna di Traiano a Roma che rappresenta in qualche modo l'identità del popolo rumeno. Grazie per questa bella iniziativa, signor Presidente Ioannis. Grazie a tutti voi e grazie anche a chi è arrivato da altre regioni d'Italia per condividere con noi questa bella giornata.